sono Rita Peluso, attrice comica e regista, e faccio parte del coordinamento lombardo delle lavoratrici e lavoratori dello spettacolo. È un coordinamento nato qua a Milano, è un coordinamento virtuoso perché unisce tutte le attrici, gli attori, le maestranze, sarte, tecnici. E proprio al Teatro Burri abbiamo organizzato un'assemblea cittadina permanente all'interno, che avviene tutti i mercoledì, nella quale abbiamo instaurato un dibattito comune invitando tutti. Una cosa mi ha colpito delle parole del nostro sindaco Giuseppe Sala: ha parlato di coraggio. E io penso, forse perché amo questo luogo, ho pensato subito a Matisse, essendo un luogo d'arte. Matisse diceva che la creatività vuole coraggio. E io penso che tutti noi, artisti e maestranze, stiamo avendo tantissimo coraggio, perché è difficilissimo per tutti i soggetti teatrali pensare in questo momento, sia per i protocolli sanitari che a volte impediscono proprio la creatività, e anche perché non c'è un sistema economico che ci può realmente sostenere. Ma di questo poi vorrei far parlare gli altri miei colleghi. Ringrazio il nostro sindaco perché ha detto che le istituzioni devono avere coraggio, e io volevo spendere una parola, peccato che non ci sia più, per l'assessore Filippo Del Corno, che insieme ai consiglieri comunali e alla consigliera regionale Paola Bocci hanno avuto il coraggio di incontrarci. Ringrazio anche l'assessore Filippo Del Corno perché è venuto fuori nel presidio a parlarci in un momento così delicato per tutti noi. Essere auditi è la cosa più importante, per cui io vi chiedo di continuare questo dialogo, di venire in assemblea e di instaurare con noi un pensiero di ripartenza che sia possibile. Grazie mille. Si è creata una cosa molto difficile da argomentare, perché l'unica ipotesi che abbiamo sono le vertenze individuali, visto che non esistono la possibilità di class action in Italia, come lei sa sicuramente. Cioè, è successo qualcosa tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020 in termini di licenziamenti, interpretazione dell'articolo 19 del contratto collettivo nazionale, che ci ha reso, senza volerlo, controparti con i nostri datori di lavoro e non parti dello stesso settore per concorrere al bene supremo che è lo spettacolo e l'incontro col pubblico. Credo che se fosse stato avviato all'interno di quei 100 giorni semplicemente un punto d'incontro tra le imprese, i lavoratori e i dipendenti per parlarne, e anche da parte delle imprese per presentare le loro oggettive difficoltà economiche di quel momento, non ci saremmo trovati a sentire queste voci con questo livello di esasperazione, che è il prodotto di un rapporto all'interno del quale come cittadini non abbiamo, e come lavoratori non ci siamo sentiti interpellati. Quindi su questo spero che ci sarà una cura diversa d'ora in poi, perché le seconde e le terze occasioni fanno le differenze di un paese. Per quanto riguarda quello che sta accadendo, questa esasperazione, questi cartelli, questa fatica, questo sudore che leggete, è perché dietro questo settore di 145.000 persone ci sono delle persone, di questo settore ci sono 145.000 persone, ci sono famiglie, ci sono redditi. Arrivare a delle conclusioni è molto complesso, però sicuramente ci sono delle cose che si chiamano reddito di continuità, ammortizzatore, che potrebbero permettere a gran parte di questo settore di poter respirare, dal momento che si è corso, mi assumo la responsabilità individuale di dirlo perché è una mia opinione professionale, a delle ripartenze monche, piccole e molto falsate, quando per esempio una chiave straordinaria erano sì delle ripartenze territoriali come in questo luogo meraviglioso, ma concertate non in dei tavolini ma in delle grandi tavole rotonde dove trovarci e parlare tutti insieme, mettendo ognuno a fuoco la propria professionalità, perché qui sono presenti tantissime professionalità, lo dico con imbarazzo perché ci sono macchinisti, professori d'orchestra, maestri del coro, non sto parlando certamente del piccolo attore, e quindi non parlo con quel tipo di aggressività, mi sto spersonalizzando da me stesso, non è questo il punto. Concludo dicendo due puntualizzazioni per l'assessore Galli, cioè la prima è sullo splendore del carro di Tespi e dei camioncini, posto che un grande problema del nostro paese è sempre stato che la cosiddetta cultura è passata dai cortili tendenzialmente alle corti, e i primi contratti di compagnie di comici sono del 1521 e non del 700. Non è una piccolezza, ma è semplicemente per dirle, non per richiamarla, volerla contraddire, semplicemente al fatto che la storia del teatro italiano coincide con la fame di Arlecchino, lo spettacolo più rappresentativo di Milano, e credo che questo sia uno step ancora del tutto insuperato.
quindi dobbiamo smetterla di correre a servire più padroni, forse, perché era questo che Goldoni ci voleva insegnare, ma cercare veramente un rapporto più sano, vitale tra istituzioni, come sta accadendo in questo momento e di cui vi ringrazio, perché questo è un fuori programma e non lo do per scontato, quindi grazie. Seconda cosa, riguardo in sé alle ripartenze e a tutte le occasioni che si stanno determinando, mi permetto di dire che queste avranno un senso se davvero, come lei ha parlato, sarà un dopoguerra, ma nel 1946, come lei sa, c'erano italiani di altissimo livello e tutti concorrevano a creare una partenza e un dopoguerra. Questo chiaramente è una responsabilità individuale di tutti, credo che le personalità ci siano anche oggi, non vivo nell'eterno passato, ma quello è stato un bellissimo laboratorio da cui imparare, se non altro per il nome di Luigi Einaudi o di Paolo Grassi, che è stata una persona che ha fatto tantissimo per questa città. Ci vuole imprenditoria culturale illuminata, ci vogliono proposte, ci sono le proposte, c'è la possibilità di abitare in una maniera splendida la sola Milano, lo dico da acquisito milanese e da non milanese di questa città, cioè sono venuto a vivere qui in concomitanza con il Covid, quindi ho avuto un'inaugurazione di vita milanese meravigliosa, però dico che da questo isolamento ho imparato a conoscere, sto imparando a conoscere tantissime iniziative di alta professionalità, quindi vi chiedo per favore di tenerlo in considerazione. Vi ringrazio. Grazie. Io sono Marco Cacciola, attore e regista, faccio parte del gruppo dove, appunto, ribadisco, ci sono tecnici, maestranze, proprio perché i numeri, purtroppo mi tocca fare dire un po' di numeri, però i numeri sono spietati e bisogna ricordare che la Regione Lombardia ha numeri, per quanto riguarda la cultura, è indietrissimo. È forse una delle regioni più indietro se si calcola il numero di industrie culturali enormi e importanti e il numero di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo. Stiamo parlando di 30 milioni, mi viene detto dal consigliere regionale per la cultura, forse il Comune di Milano fa di più. Andando a guardare sul sito proprio adesso, il 20 aprile, vedo che la Regione Lombardia emette 5,5 milioni straordinari per la cultura, comprensiva di musei, eccetera. Quando solo parlando con l'assessore del Corno viene fuori che il Comune fa molto di più. Allora forse a noi compete anche il linguaggio, ci compete parlare con educazione e ci compete rivendicare con la dignità di lavoratori, però ci compete anche puntualizzare, e mi collego a quello che ha detto giustissimamente Umberto Angelini, l'importanza della rappresentanza e anche della rappresentatività. Noi lo facciamo di mestiere, immaginare, progettare e poi costruire qualcosa che non esiste, e allora mi sembra doveroso, perché, come si diceva prima, ricordo che il piccolo teatro è nato con un calcio da parte di alcune persone occupando uno spazio, non è nato perché le istituzioni gliel'hanno dato, allora mi sembra che forse sia doveroso non usare di nuovo il calcio, ma metaforicamente utilizzare le persone che lo fanno questo mestiere, perché finché le istituzioni non si mettono davvero non solo con i soggetti bravissimi a farlo, che giustamente producono, ma anche con le persone che questa cosa la immaginano, la progettano e la creano, perché la ripartenza dal basso, territoriale, diffusa, non è reale se finisce in piccoli, bellissimi castelli, straordinari, come diciamo continuamente, ma che non arriva poi alle persone vere, perché il nostro compito, oltre a essere lavoratori ed essere rispettati come lavoratori, e in questo paese lo sapete meglio di me, non esiste una normativa per cui noi siamo a un livello alto, non siamo considerati dei lavoratori come gli altri. E questo è un momento giusto perché le istituzioni, anche locali, possano farsi da ponte verso quelle nazionali e riempirli quei decreti legislativi attuativi di quella legge del 2017 che peraltro impone, e lo diciamo all'articolo 3, comma 2, lettera F, di audire anche le persone che si interessano, cioè i lavoratori, i professionisti, perché quei decreti vengano riempiti da proposte reali, da ammortizzatori sociali che ci farebbero sopravvivere come le altre persone e da tutta una norma e un inquadramento giuridico che noi non abbiamo. Quindi si vive ancora, purtroppo, al tempo di Arlecchino, perché loro ce la fanno. Ma sì, ma alla fine loro creano, salgono su un carro, sono scavalcamontagne, ma non funziona così, non funziona più così. E allora, ascoltarci non significa ogni tanto fare dei video, perché il ministro, mi dispiace, sta abdicando al suo ruolo. E il suo ruolo è di ascoltare tutti, non solo alcuni datori di lavoro, di cui ha il numero di telefono privato. E ascoltare tutti i lavoratori, perché i lavoratori lo sanno, poi giustamente si interfacciano, traducono, perché il nostro poi è un mestiere di traduzione, e il linguaggio lo trovano insieme anche alle istituzioni. Ma non si può continuare a non ascoltare, se no finiamo che noi da 20 anni siamo uguali.
da 20 anni sempre. Questi 3 mesi devono servire non solo a dire ah poverini, ah che belli, esistono e adesso i media se ne accorgono, a farli diventare cittadini uguali agli altri. Grazie. Buongiorno, io sono Fabio Carpini, sono un lavoratore dello spettacolo, faccio parte anch'io del coordinamento che si è creato qui in Lombardia e volevo portare un po' l'attenzione rispetto a un tema molto importante che non riguarda solo i lavoratori dello spettacolo, ma riguarda tutti i lavoratori precari. Non ci siamo solo noi, il lavoratore dello spettacolo è molto in connessione con tutti i lavoratori che per esempio lavorano nel turismo. Gli alberghi in questo momento sono chiusi e non c'è la possibilità delle persone di venire qui per usufruire di quello che c'è e di quello che ci sarà dopo. Questa è una cosa molto importante. Perché voglio fare questa connessione? Perché ci sono tantissimi lavoratori precari e dobbiamo iniziare a capire come andare verso una nuova direzione della solidarietà tra i lavoratori, del fatto di iniziare ad avere dei contratti seri di lavoro, un collocamento dei lavoratori dello spettacolo e non più un'intermediazione del lavoro nello spettacolo, perché il grande problema è che c'è un sacco di intermediazione del lavoro. Questa cosa qua la dico perché i lavoratori dello spettacolo non lavorano solo nei teatri e nella musica, lavorano anche nel corporate e sono tantissimi. C'è la moda, c'è il salone del mobile, ci sono le fiere, c'è un'ampia possibilità, un'ampia gamma di lavori dello spettacolo, quindi dobbiamo considerare anche questo ambito qua, cercare di capire come arrivare a una soluzione diversa di collocamento senza più intermediazione del lavoro. Questa è una cosa molto importante. Andiamo verso un sistema diverso, verso il sistema francese per esempio, che garantisce una continuità salariale anche quando uno non lavora, perché il nostro lavoro è un lavoro discontinuo, non si fa tutti i giorni. Grazie mille. Grazie. Lunedì siamo stati sotto la casa del sindaco come lavoratori della Scala, perché chiediamo ad esempio che i test sierologici, i tamponi eventuali eccetera vengano fatti prima, durante e dopo il nostro ingresso, perché non possiamo permettere che la Scala rischi, quando riapra, che diventi un focolaio e richiuda, perché sarebbe il disastro economico per tutta la città. Il centro della città è fermo, è chiuso, riapre solo quando ci sarà la Scala, tutti lo sanno. E allora oggi siamo qua a chiedere, intanto per cominciare, alla Regione, che è investita dal Ministero per decidere quale capienza ci deve essere in un teatro. I 200 spettatori è una cosa ridicola, non si può paragonare un piccolo teatro alla Scala, allora bisogna farlo in base alla capienza, una percentuale. Negli altri paesi hanno fatto così, il 15%, il 20%, per cui questo per ripartire. Allora, ci vogliono dei fatti concreti per far ripartire questo settore. E soprattutto la continuità del reddito deve essere per tutti i lavoratori dello spettacolo, e alla Scala ci sono tantissimi che sono precari quanto loro, perché sembra che siano due mondi differenti, ma in realtà anche lì è un mondo fatto ormai quasi di caste, in cui ci sono i paria, quelli che puliscono, che sono nelle imprese di pulizie, oppure quelli del facchinaggio, che ogni giorno cambiano il nome all'impresa, in cui il nome principale è quello che è la ditta che è invischiata nell'ortomercato, che ogni giorno cambia nome per nascondersi, ma dietro sappiamo chi c'è. Ci abbiamo l'andrangheta, quasi la camorra, però nessuno se ne parla, si interessa. Bisogna andare a fare denuncia in procura, dobbiamo andare in giro con la scorta noi lavoratori, perché sennò non si muove nessuno. Questa è la realtà. E allora, di fronte a tutto questo precariato, ci vuole un impegno serio, perché il lavoro dello spettacolo fa andare avanti le nazioni. La Francia, cosa succede in Francia? Che la sera, in tutti i castelli, dappertutto, è pieno di spettacoli dal vivo, i più bei spettacoli dal vivo li fanno in Francia, ma perché lo Stato, le regioni investono, i comuni investono, ma perché Aix-en-Provence, adesso lo fanno ripartire perché ci sono tutte le compagnie di Francia che devono lavorare, ci sono 100 milioni di euro che ballano soltanto nella provincia di Aix-en-Provence. E allora, la nazione Francia funziona grazie a questi lavoratori. Allora vogliamo dare la stessa dignità, il stesso rispetto a questi lavoratori?